nei disastri delle guerre, mentre gli uomini si ostinano a spargere sangue. Chi pensa alle lacrime versate, al pianto degli innocenti? Nella tradizionale Eucaristia per la commemorazione dei fedeli defunti che l'arcivescovo ha presieduto in Duomo e che è stata concelebrata dai canonici del capitolo della cattedrale, non poteva mancare un richiamo ai drammi di queste ore, tra le tante lacrime che solcano il mondo. Le lacrime raccontano l'impotenza dell'umanità infelice. Piangono le madri per la sorte disgraziata dei loro figli, piangono uomini e donne gravati dal fardello di insostenibili vicende, di vite tormentate, frustrate, umiliate. Lacrime della desolazione. Di chi, di fronte al dolore, nella condizione insostenibile, nell'oppressione di un nemico invincibile, nello strazio dell'irrimediabile, non può farci niente e d'altra parte non può neppure rassegnarsi. Così come ha scandito nella sua omelia Monsignor Delpini, che per l'intera giornata dedicata ai defunti ha visitato tutti i cimiteri cittadini per una preghiera e ha celebrato messa in quello di Lambrate, tanti momenti diversi per ricordare chi non è più con noi, professando, come ha sottolineato ancora il Vescovo Mario, la nostra fede, neppure una lacrima sarà senza consolazione. Così come neppure un capello del capo sfugge all'attenzione del Padre. Noi siamo qui a professare la nostra fede per noi, che guardiamo la nostra vita, che talvolta versiamo le nostre lacrime e talvolta le nascondiamo, come fosse un po' vergognoso piangere. Ecco, per noi sta questa certezza: il Padre si cura di coloro che piangono, il Padre tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. E poi, appunto, l'affondo. Nei disastri delle guerre, mentre gli uomini si ostinano a spargere sangue, a darsi morte gli uni agli altri, nei momenti in cui le tragedie hanno dimensioni spaventose, chi pensa alle lacrime versate? Chi può far caso al pianto degli innocenti quando interessi così enormi si scontrano, quando piani così distruttivi si realizzano nello sterminio? Chi si cura delle lacrime degli innocenti? Dio non sta dalla parte di coloro che fanno il male, non ha parte a tutto ciò che provoca lacrime, perché questo è quello che lui vuol fare: asciugare ogni lacrima.